Abbiamo una città in grande fermento sicuramente a partire da questo pomeriggio dove abbiamo inaugurato la pista ciclabile, spostandoci in vari quartieri della città, non solo al centro. Partiamo dal Vallato, al Vallato il sottopasso dove abbiamo fatto dei lavori di riqualificazione, quindi lo abbiamo riconsolidato, i lavori sono terminati, è stato ripitturato al meglio, ora mancano i punti luce che, essendo telecontrollati da ASET, arriveranno i primi di luglio e a quel punto il sottopasso sarà terminato, se non che la prima settimana disponibile i ragazzi della scuola Polloni sono pronti per farci due murales in tutti i perimetri laterali. Da lì ci spostiamo al parco urbano, i lavori sono ripresi con grande dinamismo, anche qui manca l'ultimo tratto della ciclabile, quello che congiunge il primo tratto che va dai giochi e il secondo dal centro commerciale. Mancava il terzo che si lega a quella che è l'area degli arredi, che lo stanno lavorando, e la casa della custode invece, che è proprio lì limitrofa, la prossima settimana proprio affideremo i lavori perché la gara è conclusa, anche in questo caso abbiamo già rimosso i rifiuti ed è pronta a partire. Sempre più vicino, sempre dall'altra parte della strada, abbiamo la pump track, abbiamo allestito il cantiere, stanno già sfalciando un po' tutta l'area, i lavori sono ufficialmente partiti. Ci spostiamo a Casaferri stanno facendo, c'è il rifacimento del tetto, quindi anche in quel caso siamo a buon punto, i lavori dovrebbero essere riconsegnati per novembre. E sempre per restare nei paraggi abbiamo il sintetico del Vallato, dove anche in questo caso per fine agosto, i primi di settembre attendiamo la fine lavori, anche in questo caso i lavori stanno andando molto celermente. A Fenile sono partite delle asfaltature e anche la rotatoria che stiamo realizzando con la provincia sta lavorando con il suo ritmo. E a San Lazzaro siamo invece in questo momento su Viale Mariotti, dove appunto c'è un progetto di rifacimento del marciapiede, pista ciclabile e tutto l'asfalto, proprio per dare a questo asse una nuova vestibilità, ma nello stesso tempo anche una nuova percorribilità, partendo dal presupposto che vogliamo facilitare sicuramente la mobilità leggera. È un intervento che da lì si sposterà poi a Sant'Orso, dove anche in questo caso ci sarà proprio tutta la parte di Sant'Orso Vecchia che verrà riqualificata in questo senso con delle zone a traffico moderato, quindi zone 30. Rio Crinaccio è a buon punto, i lavori appunto di aumento della sezione di quello che è il deflusso delle acque, in questo momento stiamo attendendo i lavori di ASET per quanto riguarda i sottoservizi, per poi procedere all'espansione. In centro storico Bastione San Gallo abbiamo selezionato quello che è la gradazione della pavimentazione in Levocel che sarà sotto il bastione, e quindi nella prossima settimana dovrebbero arrivare i materiali per poi finire il lavoro, dove ci sarà anche un importante lavoro di riqualificazione luminosa, che quello è già stato realizzato. Sempre per restare in centro storico, in piazza Marcolini i lavori naturalmente per andare ad indagare quello che sono lo spostamento dei rifiuti, quindi della pavimentazione che è stata smantellata, attendiamo i pareri da ARPAM. Contemporaneamente diciamo che tutto lo studio archeologo che stanno facendo, siccome sono emerse delle parti di pavimentazione, stanno indagando per cercare di assistere il cantiere, e lunedì ripartirà a pieno ritmo. E lunedì partiranno anche i lavori di Viale Battisti, proprio perché ci troviamo in un contesto di città. Sempre per restare in uno dei servizi della città, il parcheggio del Foro Boario è a buon punto, stiamo lavorando nell'ultima sezione, per metà luglio dovrebbe essere riconsegnato alla città. L'ultima vorrei chiudere con le asfaltature, perché in questo momento abbiamo 5 ditte sparse per tutta la città e la periferia, partendo da via Flaminia, l'anello di Piazza del Popolo, in zona industriale, e la prossima settimana saremo al Lido anche con il nuovo appalto, per cui una città sicuramente dinamica, veloce e che è pronta oggi ad ospitare tanti nuovi cantieri, quindi opportunità.